Care sorelle e fratelli, al termine di questa solennità della Santissima Madre di Dio, alla presenza di Gesù Eucaristia, sull'altare, ecco, tra qualche istante canteremo, invocheremo il Veni Creator, vieni o Spirito Creatore. E questo è un antico inno liturgico che è dedicato allo Spirito Santo, che è un inno presente in fin dal IX secolo. E questo inno, vedete, è un tesoro della Chiesa. E noi sappiamo che Dio ascolta la preghiera del suo popolo, e quando Dio ascolterà questo canto, questa sera, per quel poco che ci possiamo mettere noi di devozione, per quel poco che ci possiamo mettere noi di pietà o di entusiasmo nel cantare questo antico inno, dobbiamo, non dobbiamo dimenticare che Dio lo ascolta con tutta la risonanza che questo inno ha accumulato nei secoli. Perché dentro questo inno c'è tutta la sapienza della Chiesa, c'è tutta la tradizione dei padri. E a partire dai primi decenni del secondo millennio, proprio ogni anno nuovo, ad inizio di ogni secolo, pensate in ogni conclave, in ogni concilio ecumenico, in ogni riunione importante per la vita della Chiesa, ecco, tutti questi momenti sono sempre iniziati con l'invocazione dello Spirito Santo attraverso questo inno, il Veni Creator. E non dobbiamo dimenticare che, come tutte le cose che nascono dallo Spirito, questo inno non si è consunto con l'uso, a forza di cantarlo. San Gregorio Magno diceva che se la scrittura si arricchisce, si rafforza a forza di essere letta, il Veni Creator è cresciuto nei secoli a forza di essere cantato. Allora capite che questo canto che faremo insieme, questa invocazione all'inizio di questo nuovo anno, si unirà a un coro che dura da secoli, che è il coro di tutta la Chiesa. E la prima strofa di questo inno recita così: vieni Santo Spirito, visita le nostre menti, riempi i cuori dei tuoi fedeli. La prima strofa è carica di tre verbi che sono ricchi di significato: vieni, visita e riempi. E mi vorrei soffermare un attimo soltanto su queste tre parole, perché com'è che la Chiesa può chiedere allo Spirito in questo inizio di 2021, attraverso il canto del Veni Creator, come può la Chiesa chiedere allo Spirito di venire, di visitare e di riempire ancora una volta la nostra vita, la vita di ogni uomo? Non è quello stesso Spirito che è già venuto il giorno di Pentecoste sulla Chiesa? Non è forse quello stesso Spirito che ci è stato consegnato personalmente nel giorno del nostro battesimo? Allora perché invocare ancora una volta all'inizio di questo nuovo anno lo Spirito Santo? Per chiedergli di venire, di visitare, di riempire la vita dell'uomo? Lo possiamo fare, fratelli e sorelle, perché è come se riattivassimo lo Spirito quando lo invochiamo, perché tutte le volte che l'uomo si lascia toccare dalla grazia di Dio, tutte le volte che si lascia toccare in un modo nuovo dalla grazia di Dio, allora ecco che coloro che vengono a contatto, coloro che in cui questo Spirito viene riattivato, ecco, agiscono come persone nuove.
E allora la cosa importante, la cosa interessante, quello che ci preme ricordare questa sera cantando questo inno, è il fatto che se noi chiediamo allo Spirito Santo di visitare, di riempire la nostra vita, vuol dire che dobbiamo essere disposti, vogliamo essere disposti a che qualcosa cambi nella nostra vita. Noi non possiamo più essere come prima se permettiamo allo Spirito di compiere l'opera per cui è stato mandato in noi. Allora all'inizio di questo nuovo anno, invocando lo Spirito, noi diciamo la nostra disponibilità di cuore. Diciamo, ecco Signore, io sono qui, sono esattamente come la Vergine Maria, disponibile a lasciarmi lavorare dal tuo Spirito, plasmare dal tuo Spirito. Perché soltanto l'opera del tuo Spirito può portare una novità nella vita dell'uomo. E quando lo Spirito Santo porta una novità nella vita dell'uomo, non è soltanto la vita di quell'uomo che cambia, ma cambia la vita del mondo intero. Allora, come uomini e donne rinnovati dallo Spirito, sappiamo che abbiamo in noi una potenza di grazia, che è opera dello Spirito, che consentirà di cambiare il mondo, di cambiare le cose, di cambiare le relazioni. Allora davanti al Signore Gesù, Eucaristia, noi questa sera vorremmo chiedere proprio questo, pensando a quel canto, a quell'invocazione che faremo attraverso il Veni Creator. Vogliamo ridire al Signore Gesù la nostra disponibilità, la nostra docilità all'azione dello Spirito, perché quello Spirito che è già in noi possa riattivarsi e possa veramente trasformare la nostra vita. Il Signore lo permetta, perché attraverso questo, cambiando noi, noi possiamo ancora una volta trasformare il mondo, trasformare le cose, le relazioni, le persone che incontriamo, perché non saremo più noi che agiamo, ma sarà lo Spirito che agisce in noi, che toccherà il cuore di chi incontra. Amen. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in pre super gratia, quel tur creasti pectora. Qui dicelis paralitus, donum Deim altissimi, fons vivus ignis caritas, et spiritualis consilio. Tu septi formis volere, dextre Dei tu digitus, tu lidere promissum patris, servo editans futura. Pacem Deum et sensibus, infundamorem cordibus, infirma nos in corporis, virtute firmans serpeti. Osservere bellas omnibus, pacem que dones protibus, dutores itere previo, itemus omne noxium.
Sciamus ab te, nos amus ab te, filium, te omudius per spiritu, credamus omnidem potus.